Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente siamo qui con Polifemo, una puntata in cui vogliamo valorizzare le nostre risorse, il nostro territorio. E allora un titolo che è molto significativo: viticoltura ed enoturismo, le prospettive. Beh, abbiamo un territorio, il nostro, che si distingue per due vocazioni, diciamo, naturali, il mare e l'agricoltura, e i prodotti derivanti da queste ricchezze. Motivo per il quale quest'oggi abbiamo deciso di essere qui presso Cantine Lizzano, presso il punto vendita di Cantine Lizzano, per parlare di questa risorsa, innanzitutto la risorsa vino e quindi la viticoltura. Una realtà, quella delle cantine di Lizzano, che ha fatto davvero crescere il territorio. Parleremo del ruolo di Confcooperative e quindi il ruolo della cooperazione all'interno, appunto, tra le varie aziende vinicole. Ma avremo modo nel corso della puntata di sviscerare questi singoli temi. Andiamo a salutare i nostri ospiti, la padrona di casa, Rita Macripò, presidente di Cantine Lizzano. A seguire Roberto Erario, presidente del Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria. E ricordiamo anche che Rita Macripò è vicepresidente di Confcooperative Taranto. E ancora, dulcis in fundo, Silvio Erario, vicepresidente di Confcooperative. Come detto nella premessa, parliamo di aziende vinicole, parliamo di viticoltura, parliamo del ruolo di Confcooperative. Partiamo da Rita Macripò. Allora, parliamo della storia delle cantine Lizzano. Quando è nata questa realtà? Come si è evoluta? Le prospettive. Questa cantina nasce nel 1959 per volere di un medico, il dottor Luigi Ruggeri, il quale, capendo il momento che si stava svolgendo in quel tempo, di molti viticoltori che vedevano il loro prodotto non valorizzato sul territorio, pensò di creare questa cantina in modo da poter unire le forze e far sì che la ricchezza fosse distribuita tra gli stessi soci. Il dottor Ruggeri fu molto lungimirante, perché non solo volle creare la cantina di Lizzano, che da allora ha vissuto sempre dei momenti buoni, diciamo, anche se la viticoltura, o in genere proprio tutta l'agricoltura, ha visto dei momenti bui in questi 50 anni, quasi 60. Però fu anche il creatore della Confcooperative a livello nazionale. Infatti fu lui uno dei primi a voler creare la Confcooperative a Roma, per poter unire le esigenze delle cooperative che in quel momento stavano sorgendo in tutta Italia. Diciamo, l'unione fa la forza, questo, esatto, fu lo spirito. Lo spirito, ecco, fu quello che, diciamo, le esigenze di tutti fossero raggruppate e potessero avere una rappresentanza politica a livello nazionale. Questo è lo spirito iniziale da cui partì la Confcooperative nazionale, che è un ruolo che sta mantenendo nel tempo, proprio con incontri abbastanza frequenti, in cui emergono sia quelle che sono le difficoltà del momento che quelli che sono gli obiettivi da raggiungere a breve e lungo periodo. La cantina di Lizzano, diciamo, è quella che ha mantenuto un ruolo costante nel tempo, ha sempre rappresentato al meglio il suo territorio, ha valorizzato il prodotto del territorio, e il brand lo porta avanti soprattutto in questo momento molto all'estero. È un momento, possiamo dire, di grande sviluppo e di grande promozione stessa della cantina. Vediamo i nostri sforzi proprio che sono stati premiati, però abbiamo un impegno costante, quello di avere un prodotto buono, un prodotto che rispecchi la sincerità del territorio da cui viene prodotto. L'enoturismo è un fenomeno che si sta sviluppando ultimamente, perché vediamo molti giovani che incominciano a gustare il nostro vino e girano per cantine, vogliono conoscerci,
vogliono conoscere soprattutto il terreno da cui provengono le uve e capire come il vino viene prodotto. Perfetto. Presidente, avremo modo di parlare perché avremo vari interventi, proprio parleremo di questo enoturismo e quindi le aziende vinicole che diventano uno strumento per la promozione del territorio, la crescita del territorio. La mission di sprovincializzare il territorio. Esatto. E siamo con Roberto Erario, presidente del Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria. Allora, tracciamo con lei un bilancio dell'annata trascorsa. Sicuramente l'annata trascorsa dal punto di vista dell'areale di produzione, quindi del distretto del Primitivo di Manduria DOP, è una delle annate più significative e più importanti, in quanto si sono raggiunti dal punto di vista produttivo dei record sia nella filiera della trasformazione ma anche in quella dell'imbottigliamento. Dagli ultimi dati che noi possiamo valutare, possiamo dire che il Primitivo ormai è rientrato nella top 5 dei vini italiani più venduti, sì in Italia, ma la cosa più importante è all'estero. Oggi veniamo paragonati e gareggiamo per raggiungere livelli di altissima qualità insieme ai vini più blasonati, quali sono quelli del nord Italia. Siamo sicuramente il vino meridionale più rappresentativo e con delle potenzialità di crescita enormi. Già i primi dati del 2018 ci confermano il trend di crescita rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto come settore una crescita pari al circa il 14% in termini di valore assoluto come produzione di imbottigliato rispetto all'anno precedente, ma come settore la nota incoraggiante che è come distretto e quindi come settore siamo cresciuti più del 24%. Quindi possiamo dire che mentre in altre zone abbiamo una staticità di quelli che sono i dati di produzione, nella nostra zona, nel nostro areale, abbiamo un trend di crescita molto molto elevato. Questo a significare anche gli sforzi che stanno facendo le aziende ed in particolare il mondo cooperativo, che è l'asse portante poi del nostro consorzio, in questo senso. Il ruolo del consorzio è quello di supportare i produttori, ma anche garantire i consumatori in quelli che sono un po' il prodotto che viene messo sul mercato. In effetti le tre mission che il consorzio ha dal punto di vista della propria come istituzione sono quello della valorizzazione, della tutela e del controllo delle tre filiere. Valorizzazione che viene tramite le diverse attività di promozione che il consorzio svolge sia a livello nazionale che internazionale, non ultima la partecipazione al Vinitaly con un proprio stand istituzionale che ha polarizzato un po' quelle che erano le attenzioni in tutto il padiglione Puglia ed è stata sicuramente la DOP che ha ricevuto più attenzione e più interesse sia dai buyer nazionali, ma la cosa che ripeto ancora più importante, dai buyer internazionali. Per ciò che concerne mentre invece i controlli, il consorzio del Primitivo di Manduria DOP svolge attività di controllo diretta al consumo tramite una rete di agenti vigilatori che effettuano dei prelievi dagli scaffali, quindi dal mercato finale dove il consumatore si approvvigiona e verifica l'effettiva corrispondenza di quelle che sono le caratteristiche organolettiche del prodotto rispetto al disciplinare di produzione. Okay. Per ciò che concerne mentre invece la tutela, possiamo dire che il consorzio ha ottenuto in questo anno passato degli importanti traguardi, specialmente nell'ambito della tutela dei marchi, quindi della denominazione, a livello internazionale. Ne parleremo dopo perché sennò, come dire, tanti argomenti ricchi vanno approfonditi, sviscerati, sminuzzati, oserei dire. Silvio Erario, vicepresidente di Conf Cooperative. Stiamo assistendo alla nascita, fortunatamente, di una pluralità di aziende, anche piccole, ma questo ovviamente rappresenta un aspetto positivo, vuol dire che un territorio, un tessuto economico, nonostante le difficoltà, comunque vivo, comunque produttivo, comunque attivo, comunque partecipe. Soffermiamoci sul ruolo delle piccole aziende. Certamente, al contrario di quello che si possa pensare, le piccole aziende sono diventate oramai una realtà
a prescindere dal fatto che della loro dimensione, assumono un ruolo importantissimo per quanto riguarda il viaggiare e portare avanti l'attività enoica della provincia di Taranto. Questo perché? Perché come abbiamo notato quest'anno, anche come presenze al Vinitaly stesso, c'è stato un incremento quasi del 100% della presenza di piccole attività, di piccole aziende che chiudevano interamente la filiera, e questa è una cosa importantissima. Perché queste piccole aziende, al contrario degli imbottigliatori che vengono qui, acquistano il vino dalle cooperative, poi imbottigliano e commercializzano, ma nella maggior parte dei casi sono imbottigliatori che vengono dall'esterno, le piccole aziende, come dicevo prima, chiudendo la filiera, producono, trasformano e imbottigliano, commercializzando in proprio il proprio prodotto, lasciando tutto il valore aggiunto sul territorio. E non è poco. Le piccole aziende inoltre stanno favorendo in questi ultimi anni anche un'attività enogastronomica non di poco valore. In effetti stanno sviluppando in rete, insieme ad altri enti locali, tipo i gruppi di azione locali, GAL, eccetera, sfruttando anche dei finanziamenti comunitari, dicevo, stanno sfruttando, creando delle reti e creando delle sinergie tra i B&B, stanno promuovendo anche moltissimo attività convegnistica, eccetera, e partecipando. Un rapporto anche con le strutture ricettive. Con le strutture ricettive, ecco perché dicevo, con il discorso dell'enoturismo, organizzando convegni, collegandosi direttamente con le strutture ricettive e sfruttando e collegandosi in rete anche con le cooperative, con le società cooperative. In effetti ci sono alcune strutture che hanno la possibilità di poter ospitare grossi numeri di unità di visitatori, di turisti, fanno arrivare interi pullman, 4-5 pullman alla volta, e visitano prima queste strutture e poi vengono distribuite sul territorio e vengono fatte visitare anche queste piccole aziende che di per sé non hanno la possibilità di poter... E che io apprezzo queste piccole aziende perché sì, hanno ovviamente la forza sì, di come dire, nuotare per così dire in un mare pieno io le definisco di attività eroiche, attività eroiche. Sì, perché ci vuole coraggio, ci vuole innanzitutto sì, passione, legame e amore per il territorio, sì, per la tradizione vinicola, ma ripeto, oggi con la crisi che c'è e quindi ancor più il discorso delle cooperative, dell'unione, infatti, diventa fondamentale, infatti, irrinunciabile. Sono stati molto intelligenti a creare queste reti, hanno capito l'importanza dell'unione, hanno costituito dei gruppi proprio di azione e svolgono attività promozionali insieme. Ed è uno dei complimenti che bisogna fare proprio al territorio, che è stato molto ricettivo e molto abile nel sfruttare anche questo tipo di discorso. Benissimo, allora abbiamo terminato questo primo giro, direi di andare in pubblicità, al rientro riprenderemo il nostro dibattito e riprenderemo dalla Presidente Rita Macripò, perché stavamo parlando di enoturismo, ma ripeto, questo è davvero il volano per far sì che davvero l'offerta di Taranto e provincia possa essere ricca sotto vari aspetti e... Come dire, l'enoturismo vuol dire il vino che si fa cultura e che, come dire, abbraccia il territorio. Pubblicità. Bene, rieccoci, stavo dicendo in studio, no, siamo presso il punto vendita di Cantine Lizzano e vedete, non possiamo riprodurvi il soave odore del vino, ma qui c'è un clima familiare, perché poi quando parliamo di produzioni vinicole, le produzioni vinicole rappresentano le nostre tradizioni, la familiarità, no? con le tradizioni. E allora riprendiamo, dicevo, il nostro giro, il titolo della trasmissione, il tema della trasmissione, viticoltura ed enoturismo, le prospettive, il ruolo delle aziende vinicole in un mondo più ampio, in un
in una realtà più ampia, quale è appunto quella di Confcooperative, quindi il ruolo delle cooperative. Ripartiamo, dicevo, dalla Presidente Rita Macripò. Ecco, verso la fine del suo primo intervento ci siamo occupati di turismo. Ecco, turismo e vini, quindi enoturismo, una realtà che in tante parti d'Italia, soprattutto al nord, diventa veramente un qualcosa di imprescindibile per il territorio, diventa un qualcosa che fa muovere l'economia. Ecco, questo può essere un esempio, quello del nord, che in questo settore dell'enoturismo, che già sta prendendo piede qui da noi. Io dico che l'azienda enoturistica è un'azienda che non porta né disoccupazione né cassa integrazione, ma è un'azienda in crescita, è un'azienda che è affidata soprattutto a ognuno di noi, perché noi abbiamo un prodotto principe che è il vino del territorio, che è un prodotto sincero, che valorizza il lavoro dell'uomo e che valorizza tutto ciò che è la nostra ricchezza, come il sole, il mare. L'enoturismo ci porta a questi percorsi dove questi ragazzi, queste comitive, questi grandi gruppi vengono e vogliono, come dire, andare per cantine, dicono loro, cioè visitare le aziende, assaggiare i prodotti tipici. Ma la cosa che maggiormente mi ha colpito ultimamente è che anche i ragazzi più giovani sono interessati, oltre all'azienda, diciamo, fisicamente da visitare, a vedere il territorio, cioè il terreno, il vigneto dal quale nasce il prodotto. Quindi vogliono andare in campagna. Quindi proprio una funzione didattica, pedagogica. Vogliono capire esattamente come nasce un vino, vogliono sapere tutto della vite. E questa è una cosa molto importante, perché significa che impariamo anche a bere, impariamo a capire che il prodotto deve essere prodotto e imbottigliato nel territorio, cioè non possiamo più affidarci a questi prodotti che solo perché vengono imbottigliati in Italia sono stranieri, non si conosce la provenienza e non sappiamo nemmeno quelli che sono, come dire, le precauzioni che vengono usate. Nel nostro territorio, diciamo, le nostre aziende sono molto attente a quella che è la sicurezza sul lavoro, a quella che è la sicurezza alimentare, quindi una serie di norme, una serie di accortezze, per cui quando noi mettiamo una bottiglia in una vendita, noi gli stiamo dando anche un DNA a quella bottiglia, noi sappiamo esattamente, non dico il grappolo dal quale nasce, ma quasi. E questi giovani lo incominciano a recepire e vogliono conoscere, vogliono sapere. Ecco, Presidente, mi perdoni. Noi abbiamo una realtà, tutti sanno, quella di Taranto, legata alle problematiche industriali, l'inquinamento e quant'altro. Un sano ritorno alla natura, un vivere di natura, sarebbe auspicabile. Sarebbe veramente, ecco perché io dico, dell'Ilva si può fare a meno, della nostra terra, delle nostre ricchezze, no. Assolutamente no, e io penso che se incominciassimo tutti a vedere l'Ital Sider, diciamo, il siderurgico, non più come un qualcosa di negativo, ma incominciamo a pretendere soltanto una bonifica del territorio, incominciamo a pensare a uno sviluppo sul Mar Piccolo, incominciamo a pensare a tutto ciò che anche quei ruderi possono diventare un momento di attrattiva per un turista, cioè cominciamo a vederlo in un modo positivo, in un turismo che si sviluppa anche sulle ceneri di un vecchio stabilimento dell'Ital Sider, che può portare turismo, che può portare ricchezza, bonificando il terreno, bonificando tutto ciò che viene intorno. Un museo del siderurgico. Esatto, anche ecco, quello potrebbe un museo essere, del siderurgico. Valorizzare anche quelli sono i ruderi di un vecchio stabilimento, cioè farne di quello che poteva essere una cosa negativa un qualcosa di positivo da far vedere ai giovani, anche perché colgano quello che può essere l'insegnamento per non tornare indietro, insomma, per poter andare avanti e capire quali sono i valori su cui puntare e su che cosa deve dirigersi la nostra vita. Non possiamo lamentarci se abbiamo dei cambiamenti climatici, se la natura è stata violentata, perché se non insegniamo ad amare la natura, a rispettarla soprattutto, a non inquinarla, a non sfruttarla, non avremo mai dei grossi benefici. Allora incominciamo a crescere in questo e facciamo capire alle nuove generazioni che i nostri padri, i nostri nonni sono vissuti nella semplicità della terra, diciamo, dell'agricoltura, e hanno dato tanto, hanno creato tanto, e ciò che noi abbiamo è stato proprio frutto di quel lavoro della terra, di cui non possiamo scordarci. Roberto Erario, parliamo di argomenti, diciamo, tecnici. Roberto Erario, ricordiamo, è presidente del Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria. Parliamo del ruolo del controllo
delle produzioni? Il ruolo del controllo è fondamentale, perché oggi come oggi le truffe... voglio dire, mi perdoni, questo controllo, questi controlli si sono sempre più, come dire, affinati, sono più mirati, specifici, e danno ovviamente maggiori garanzie per l'utente, per il consumatore. Non solo, ma anche per chi produce, perché il ruolo dei controlli è un ruolo che è stato riconosciuto da parte del Ministero di recente nei confronti dei consorsi, ed è un ruolo che viene svolto nell'ambito delle tre filiere di produzione del consorzio, quindi viticoltori, trasformatori e imbottigliatori. Quindi, come vedete, tutte e tre le filiere sono coperte da questi controlli. I controlli vengono effettuati come? Tramite una rete di agenti vigilatori di cui dispone il consorzio, e che effettuano dei controlli a campione su tutto il territorio nazionale di quelle che sono le attività delle tre filiere. Ed in particolare, per ciò che concerne gli imbottigliatori, che sono poi la filiera finale che immettono il prodotto sul mercato e dove si sono riscontrate le maggiori anomalie dal punto di vista produttivo, quindi tra virgolette si sono sventate anche alcune forme di truffa in cui si è abusato della dicitura della denominazione, questo è fondamentale a garanzia sì del consumatore finale, perché bisogna garantire che effettivamente quello che viene venduto sia quello che corrisponde alla disciplina di produzione, ma fondamentalmente a garanzia del produttore, che viene valorizzato quello che è il proprio sforzo che viene effettuato sia in azienda ma principalmente nei terreni, nelle campagne, dove i contadini veramente ci mettono il cuore nella produzione. Silvio Erario, scusate, abbiamo parlato di conf cooperative e è bello vedere insieme, in un'azione sinergica, le varie realtà vinicole di Manduria, di Torricella, di Lizzano, di San Marzano, di Avetrana, di Sava. Ecco, questa ricchezza di storie, di culture, di tradizioni vinicole, il rapporto tra queste cooperative che provengono da zone diverse, da realtà diverse, seppure analoghe, perché poi stiamo parlando della provincia ionica, ma proprio lo spirito, il rapporto che c'è tra le varie realtà, tra queste cooperative. Lo spirito di collaborazione, lo spirito di collaborazione lo dico questo proprio per rendere Conf cooperative, per far capire che cos'è, come agisce, come opera. Volevo far capire una cosa. Adesso in agricoltura, specie nel vitivinicolo, si può parlare di redditività. Infatti un pochettino gli agricoltori adesso stanno cominciando ad avere un ritorno economico redditivo all'interno della propria attività. Non ci scordiamo che in tempi non molto lontani le cooperative sono state un baluardo a difesa degli agricoltori, perché hanno avuto una funzione importantissima, io la definisco una funzione sociale nei confronti delle realtà locali, in quanto fungevano da raccolta del prodotto proprio in quei periodi quando il prodotto non aveva mercato. Le cooperative erano chiamate volgarmente luoghi di ammasso del prodotto, tutelavano gli agricoltori e cercavano di vendere il prodotto al maggior prezzo possibile quando sul mercato il prezzo era assente. O sbaglio, Presidente? Se non ci fossero state le cooperative, come dicevo prima, nei tempi passati, non ci sarebbe stato un mercato redditivo, redditizio per quanto riguarda il vino. Oggi le cooperative svolgono un ruolo importantissimo, prima di tutto perché hanno quasi l'80-85% della produzione viene conferita nelle cooperative, almeno parlo per quanto riguarda la provincia di Taranto. Le cooperative hanno assunto un ruolo importante anche per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione, cosa che in tempi passati era quasi un'utopia. La cooperativa riusciva a trasformare il prodotto e a venderlo poi in cisterna. Adesso, mentre invece si è sviluppato il discorso della commercializzazione. E il ruolo di Conf Cooperative è proprio questo, di promuovere sotto forma di associazione tutte le cooperative associate, portandolo in giro per il mondo. In effetti, non a caso, c'è una branca, un settore di Conf Cooperative, FEDAGRI, che sarebbe la federazione agricola della Conf Cooperativa, che ha il ruolo di essere di supporto
alle cooperative e di fare in modo che le cooperative stiano in rete e collaborare tutti insieme. Diciamo che la funzione di Confcooperative è quella di collante, sì. Tra tutte le attività cooperative. Siamo di nuovo con la Presidente Rita Macripò. Le produzioni nel mercato nazionale ed internazionale. Si guarda a nuovi mercati, le realtà nostrane non sono inferiori a quelle del nord, qualitativamente, professionalmente, ma è importante entrare in un circuito nazionale ed internazionale. Credo che la partecipazione ai vari eventi, in primis Silvin Italy, siano la vetrina migliore per far splendere i nostri vini. Indubbiamente partecipare alle fiere è quella la vetrina su cui si può portare il prodotto perché abbia una visibilità maggiore, soprattutto nelle fiere fatte, non so, a Düsseldorf, a Mosca, siamo stati a Hong Kong, quindi portare un po' il prodotto in giro per il mondo perché venga conosciuto. Indubbiamente forse un momento particolare della promozione hanno costi molto alti, per cui tante volte le cooperative hanno difficoltà a partecipare proprio perché ci sono dei costi alti di partecipazione. Però con un minimo di sforzo lo si sta facendo ed è questo tante volte che si chiedeva alle istituzioni regionali soprattutto un supporto che potesse coordinare i produttori per portarli tutti insieme, perché al contrario di quello che si può pensare non c'è nella cooperativa l'individualismo ma c'è proprio quella forma di unità sul territorio per poter promuovere l'intera filiera vitivinicola, quindi non ci si chiede mai un intervento specifico ma un intervento che coinvolga il prodotto vino pugliese soprattutto in questo caso, perché noi abbiamo il primitivo che sta facendo, diciamo, la sua strada, ci sta facendo conoscere in tutto il mondo, ma abbiamo altri vitigni autoctoni che meritano anche tanta altra visibilità come il Negramaro, le Malvasie, che sono dei prodotti che non possono essere riprodotti in altre zone di produzione perché hanno bisogno di questa zonizzazione, di questo clima, di questo sole, di queste temperature per poter dare il meglio delle loro caratteristiche. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte. Abbiamo terminato appunto la seconda parte, ora fra un po' la terza, qualche minuto per gli obblighi pubblicitari, con una sorpresa, il bello della diretta. Il senatore Dario Stefano ci ha raggiunto e quindi avremo modo di parlare con lui di questa risorsa, la risorsa vino, in un sistema più ampio, quello dell'enoturismo. A tra poco. Bene, dicevo, il bello della diretta, o al mio fianco abbiamo con noi, ci ha raggiunto perché tutto, come dire, work in progress, oserei dire, il senatore Dario Stefano. Senatore, lei è uno dei paladini della difesa del territorio, dello sviluppo del territorio legato appunto alle risorse naturali. Parliamo di viticoltura ed enoturismo. La viticoltura come strumento per far crescere un territorio attraverso la chiave, la via del turismo. Sì, parliamo di un segmento di offerta turistica che già in Italia muove almeno 13 milioni di persone e che sin qui senza una norma di riferimento non consentiva agli operatori vitivinicoli, ai produttori di vino di poter essere a pieno titolo elementi di attrazione, momenti di attrazione e di qualificazione dell'offerta turistica. In questi anni, diciamo, abbiamo lavorato molto per poter conseguire questo traguardo, per poterci mettere al pari di altri grandi paesi europei che sul tema del vino hanno saputo vestire un'offerta di sistema, non solo la produzione e la vendita del vino ma anche un motore di attrazione territoriale importante in un mondo nel quale la scelta del luogo nel quale trascorrere la propria vacanza, nel quale trascorrere la propria periodo di ferie è sempre più indirizzato ad esperienze importanti.
Una volta si andava in vacanza per riposare, oggi si va in vacanza per vivere emozioni, esperienze. Un turismo sensoriale, la dimensione moderna è questa. Il vino si colloca a pieno titolo, se è vero come è vero, che già ora, senza una norma di riferimento che esponeva gli operatori al doppio rischio, quello di una sanzione fiscale e quello di una sanzione amministrativa, in Italia già si muovevano 15 milioni di persone, significa che 15 milioni di persone, tra le prime variabili attraverso le quali sceglievano di andare in un luogo piuttosto che l'altro, ci mettevano la storia vitivinicola di quel territorio. La Puglia, che oggi non è più la Puglia di 15 anni fa, ma è riconosciuta in Italia e nel mondo come una regione protagonista sul panorama enologico, diventa a questo punto a pieno titolo una regione che può continuare ad irrobustire la propria offerta turistica. Senatore, lei ha parlato di questo panorama enologico, grazie al cielo siamo alla pari con le realtà del nord. Ma diciamo, noi siamo, abbiamo fatto un percorso di crescita importante. Nel 2009 la Puglia vinificava in qualità solo il 17% del proprio prodotto primario. Oggi vinifica in qualità un po' più del 50, un percorso importante che chiaramente non può dichiararci soddisfatti, ma ci deve vedere impegnati in una ulteriore evoluzione, investendo questa volta non più la dimensione meramente tecnologica, ma quella organizzativa. Non possiamo paragonarci alle grandi regioni vitivinicole italiane nel modello organizzativo, nel livello qualitativo abbastanza, dobbiamo crescere. In questo, quello che io dico sempre è che le istituzioni non debbono fermarsi nel irrorare il sistema di ulteriori motivazioni, di ulteriori input. Non è sufficiente quello che abbiamo fatto fino a qualche anno fa. Il sistema vitivinicolo ha bisogno di ulteriore energia, di ulteriore motivazione per continuare a crescere, perché ci abbiamo il 50% di potenzialità ancora da sviluppare. Ecco, senatore, abbiamo parlato nella prima parte di varie realtà di piccole aziende che prosperano, che crescono e che si uniscono, trovano un collante attraverso lo strumento, la realtà di Confcooperative. Normativamente, come funzione legiferante, cosa si può fare proprio, come dire, de iure condendo per far sì che si possano dare strumenti normativi a favore di queste realtà, appunto di queste cooperative? Ma guardi, bisogna favorire processi di aggregazione, soprattutto nei nostri territori nei quali storicamente non c'è stata una vocazione allo stare insieme, ma piuttosto una naturale inclinazione per l'individualismo. Evidentemente però l'aggregazione non la si può imporre per legge, ci vuole un quadro normativo che in parte c'è già, che produce agevolazioni a processi aggregativi. Io credo però che bisognerebbe lavorare molto sul tema dell'incentivo, riconoscendo ad esempio dei percorsi privilegiati anche nell'assegnazione delle risorse comunitarie a chi si propone attraverso progetti che tengono insieme più realtà. È una strada da prendere con grande forza, con grande determinazione. Io, prima di concludere la mia esperienza come assessore regionale all'agricoltura, portai in consiglio una legge che introduceva degli elementi di novità rispetto al tema della cooperazione agricola, ma quella non basta, abbiamo bisogno di incentivare la capacità di stare insieme e oggi è quello che noi dobbiamo produrre. Ripeto, l'innovazione tecnologica gran parte del sistema vitivinicolo l'ha già interpretata, abbiamo un ottimo livello qualitativo, oggi però per conquistare i mercati capaci di valorizzare anche questa nostra storia produttiva abbiamo bisogno di dimensioni organizzative diverse. La cantina di Lizzano da sola ha difficoltà ad andare
in Cina, in Russia, in America, che sono i nuovi grandi mercati che vogliono il vino italiano, ormai identificano nel vino pugliese questa grande identità, penso al primitivo, ma hanno bisogno di un'interlocuzione che sia qualificata da un punto prima di vista quantitativo. Prima di congedarla, Stefano, perché sappiamo che ovviamente lei ha plurimi impegni, ecco, abbiamo Presidente, il Senatore Stefano, cosa si chiede di dare, cosa si sente di chiedere a chi è presente in Parlamento per andare incontro alle esigenze del settore? Guardi, la cosa che noi chiediamo è maggiore attenzione. Quando il senatore è stato assessore alla Regione Puglia, bisogna dire che è stata una persona molto attenta a quelle che erano le esigenze del territorio. Quindi sapevamo di avere un interlocutore intelligente, capace di ascoltare e di capire le nostre esigenze, che come dicevo prima non sono di assistenzialismo, ma sono di supporto allo sviluppo, di supporto all'espansione, che è quello che vogliamo raggiungere tutti. Ultimamente, purtroppo, dobbiamo dire, l'attenzione è calata molto, è calata a livello regionale, è calata a livello nazionale, per cui ci vediamo solo oberati da burocrazia, da tecnicismi vari che non ci consentono di ottenere quelli che erano i risultati o le vie intraprese con il precedente assessore. Quindi sembra strano, ma quasi quasi ci augureremo un ministro dell'agricoltura delle capacità del senatore Stefano, perché potesse capire quelle che sono le esigenze, venire incontro al produttore, che poi non viene incontro al produttore, ma a tutto un territorio, perché c'è tutta un'economia collegata al produttore, perché specialmente le cooperative non è che hanno un individualismo per cui si pensa al reddito di uno, è quasi quasi direi un'economia circolare, un'economia che gira su tutto il territorio e che investe tutti i settori alla fine, quindi può portare solo progresso e ricchezza a quella che è la nostra terra. Senatore, ha avuto questa mission, questi compitini a casa, per così dire, scherzi a parte, è importante soprattutto far sì che queste realtà non vengano soverchiate, non vengano schiacciate da quei lacci e lacciuoli della burocrazia. Ma il tema della burocrazia è un tema che è oggettivo, bisogna provare a togliere dei passaggi inutili. Il testo unico del vino ha introdotto degli elementi importanti, bisogna portarlo a compimento perché, come tutti i quadri normativi, soprattutto i testi unici, poi diventano elemento di reale vantaggio per la impresa e per il sistema quando vengono definitivamente applicati attraverso i decreti attuativi. In questo caso c'è stato qualche rallentamento nella emanazione dei decreti attuativi, ma io confido, diciamo, che ora si possa procedere con grande lena. Però io insisto, noi abbiamo la necessità di avere un sistema locale, anche di istituzioni, che supportino questo sforzo dei produttori, perché noi ci siamo accorti che aver recuperato l'orgoglio di presentarci come regione agricola, soprattutto sulla vocazione del vino, ma non solo, ha consentito alla Puglia di vincere la grande scommessa del turismo. Finché la Puglia immaginava di vincere la competizione con il sole e con il mare, non riusciva ad essere protagonista in ambito mondiale. Nel momento in cui noi, accanto al sole e al mare, ci abbiamo messo le nostre identità, che sono i paesaggi rurali, i borghi cittadini, i centri storici, il vino, l'olio, l'enogastronomia, siamo diventati motore attrattivo. Bene, senatore, noi la ringraziamo e in bocca al lupo per la legislatura, perché i problemi dell'area ionica sono numerosi, però è importante che queste categorie produttive non si sentano mai sole. Io ce la metto tutta, speriamo di trovare un governo che abbandoni la logica dello slogan e provi ad immergersi nei problemi, senza dimenticare che i problemi vanno affrontati con risposte sostenibili e non con risposte che siano mere enunciazioni. Gli agricoltori ci insegnano sempre ad essere pragmatici, ecco, spero che il nuovo governo sia pragmatico nell'affrontare le principali questioni. Bene, dopo questa parentesi istituzionale con il senatore Dario Stefano, ci
dirigiamo verso il termine della trasmissione. E allora Roberto Erario, presidente del Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria, parliamo di qualche aspetto tecnico, l'importanza, la prescrizione dell'imbottigliamento in loco, proprio con la finalità di dare, di conferire un maggiore valore aggiunto. L'importanza di questo, i benefici di questo imbottigliamento in loco. Diciamo che è stato un traguardo che ha raggiunto il Consorzio di Tutela nella scorsa legislatura, dal punto di vista amministrativo appunto, ha deliberato da come Consiglio di Amministrazione la volontà di effettuare l'imbottigliamento in loco, cioè nell'area di produzione. È fondamentale questo aspetto perché, come diceva giustamente prima, il valore aggiunto che si viene a determinare dalle tre filiere rimane interamente sul nostro territorio. Ciò non vuol dire che quello che viene fatto all'esterno sia da non considerare un'attività e una prerogativa che bisognerà continuare a fare, ma l'imbottigliamento in loco ci permette di avere anche un maggiore controllo di quelle che sono le operazioni di imbottigliamento e quindi garantire in maniera più oculata sia il consumatore sia il produttore che tutto ciò che avviene e tutto ciò che viene messo all'interno delle bottiglie sia effettivamente corrispondente a quelli che sono i canoni del nostro disciplinare di produzione. Completiamo la nostra trasmissione con Silvio Erario, vicepresidente di Conf Cooperative. Parliamo di DOP, di denominazione di origine protetta. La funzione di questa DOP, che non è solo così un aspetto terminologico, ma sostanziale. Sostanziale perché qualifica tantissimo il territorio, qualifica la produzione, crea redditività. Non ci dimentichiamo che un vino DOP è un vino garantito per quanto riguarda sia le qualità organolettiche sia per quanto riguarda la genuinità del vino stesso. Non a caso, come diceva prima il Presidente del Consorzio, vengono fatti dei controlli molto accurati sia da parte delle Camere di Commercio sia da parte dei loro vigilatori. Speriamo che nel tempo corrispondano questi auspici che ci stiamo dando, cioè che ci sia ancora una crescita esponenziale per quanto riguarda la notorietà del nostro primitivo e che Conf Cooperative, passatemi là un po' di rivesta un ruolo importante anche per quanto riguarda la parte associativa dei produttori dell'intero areale della DOC. Bene, termina qui questa parte di Polifemo relativa appunto alla tematica viticoltura ed enoturismo, le prospettive, il ruolo di Conf Cooperativa. Abbiamo cercato di far vedere questa realtà, di partire, Presidente, da una realtà costruita con il sudore, con il sacrificio, con l'amore, con l'abnegazione, e un esempio per tante realtà del territorio, far crescere il nostro territorio, far sì che Taranto e la sua provincia non abbiano questo marchio infamante dell'inquinamento. Taranto c'ha tanto da dare, mare e turismo, mare e agricoltura sono le vocazioni naturali, quello che il buon Dio ha voluto dare al nostro territorio. Una puntata in cui abbiamo voluto lanciare dei messaggi, far capire che il nostro sud, la nostra Taranto, i nostri imprenditori nel settore fanno e possono dare ancora altrettanto per dare una boccata d'ossigeno a questa economia che effettivamente è boccheggiante. Allora, ringraziamo il senatore Dario Stefano che è andato via, ci ha raggiunto, ma è stata davvero preziosa la sua disamina. Ringraziamo Rita Macripò, presidente di Cantine Lizzano. Ringraziamo Roberto Erario, presidente del Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria. Ringraziamo Silvio Erario, vicepresidente di Conf Cooperative. Ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro, una nuova parte di Polifemo. Parleremo della problematica Ilva con l'onorevole Rosa D'Amato, parlamentare europeo dei 5 Stelle. Parleremo del referendum che vorrebbe spostare Taranto in Basilicata, ma tutto questo subito dopo gli obblighi pubblicitari.